Eccoci qua, amore. Buongiorno, tesori del mio cuore. Buongiorno a tutti. Oggi sono andato al mercatino e ho comprato questi peperoncini dolci e questo pomodorino datterino internazionale. Cosa faremo? Oggi faremo questi peperoncini dolci con pomodoro umido e con questo pomodoro fresco. Allora, per prima cosa, prendiamo e armatevi di buona pazienza, perché prima dobbiamo pulire questi peperoncini. Li tagliamo, guardate qua di sopra, così, in questo modo, e voilà. E ci togliamo quello che c'è dentro. Vedete, dentro c'ha questi semini, no? Che li dobbiamo togliere tutti. Così. Ci togliamo tutti i semini interni e poi ci vediamo dopo, appena li faccio tutti, poi ci diamo una sciacquatina. Ci vediamo dopo. Così, li tagliate di sopra, in questo modo, ci togliamo il gambo, lo buttiamo e poi con un coltellino andiamo a girarci dentro. Ci facciamo uscire tutti i semini che ci sono dentro. E una volta fatta questa operazione, vedete tutti questi semini che sono interni, ce li facciamo uscire tutti. Una volta fatta questa operazione, li andiamo a sciacquare. Caso mio picciotto, adesso prendiamo il nostro datterino e ci diamo una sciacquatina. Bene, ragazzi, dopo che li abbiamo tutti tagliati, adesso ci diamo una bella sciacquata. Munitemi di una bella casseruola, prendiamo un spicchietto, questo sono piccolino, due spicchietti d'aglio, così ci togliamo la pellicina e le mettiamo qui dentro. Ci togliamo questa pellicina qua e le mettiamo qui dentro. Accendiamo i fornelli, fiamma moderatamente dolce, mettiamo questo qua, ci mettiamo un po' di olio e extravergine d'oliva, che è buono, però già vedete. Ecco fatto, così, così. Poi prendiamo i nostri peperoncini dolci, mettiamoli tutti qui dentro, così, ecco, tutti qui dentro, così. Poi prendiamo un coltello e il nostro datterino, dobbiamo fare due cose. Ecco qua, così, lo tagliamo a metà e lo buttiamo tutto a caddinda, picciotto, tutto a caddinda, è l'unica soluzione, ok? Ci vediamo dopo per questo veramente meraviglioso piatto internazionale e internazionale. Ci vedremo però dopo, ragazzi, fra poco. Chiudiamo, facciamo tutti questi pomodorini e li mettiamo tutti qui dentro. E dopo, ragazzi. Bene, poi ci mettiamo un pochettino di sale e un pochettino di pepe. Poi prendiamo un cubetto, lo coperchio e ce lo mettiamo. E lo lasciamo cuocere bello per una ventina di minuti. E poi diciamo ci vediamo, ci diamo una sistemata, una remenatella. Una ventina di minuti col coperchio chiuso, così tutta l'umidità si addolcisce. Ci vediamo dopo per praticamente questo bellissimo video. Guarda a me. Lo senti che profumo che si espande per tutta la casa? Vieni qua, vieni qua. Upplala, e voilà. Eccoli qua. Adesso ci diamo una remenatella. Quindi già sono passate 15 minuti, guardate come si vanno ammorbidendo dolcemente, ragazzi. Nella cucina ci vuole dolcezza. Vedete, già guardate quanto succhietto che ha rilasciato i pomodori e tutto. Adesso ci mettiamo ancora il coperchio e lo facciamo cuocere dolcemente. Dolcemente! Ok, ragazzi, allora è passata mezz'ora, eh? Una, due, tre, e voilà. Ragazzi, guardate la morbidezza. Praticamente si sono cotti da soli, io non ho fatto niente, ho messo dentro tutti gli ingredienti e nostre friggitelle e peperoncini dolci, come lo volete chiamare, le chiamate, sono pronte. Adesso spegniamo, ci mettiamo il nostro coperchio,
E ci vediamo, li facciamo riposare un attimino, che si raffreddano un pochettino. Ci vediamo per la prova dell'assaggio, ragazzi. I nostri friggitelli in umido sono pronti, questi peperoncini dolci. Ci vediamo per la prova dell'assaggio. Eccoli qua, ragazzi, le nostre piparelle in umido, ragazzi. Friggitelle, piparelle dolci, chiamatele come volete. Adesso facciamo la prova dell'assaggio. Una, due, tre. Internazionale, ragazzi, ci mettiamo un pannuzzo di casa, una mamma di casa, com'è, com'è? Squaglia a mucca. Non si possono togliere dalla bocca, ragazzi. Fate la mia ricetta e sapetemi dire com'è venuta. Internazionale, veramente. Ciao a tutti, bene, bene, ciao, bene.